Ok, ora parliamo dell'ultimo slide che ha il titolo di Parivar o famiglia. O almeno qui la famiglia nucleare. Iniziamo con le due parole molto ben conosciute a tutti noi, l'arca e l'archi, che sono quelle parole evidenziate in rosso in alto. L'arca e l'archi. Quando si sposano, il matrimonio è shadi. Quindi, un attimo, che puliamo questo. Ok, quindi l'arca. L'arche or. L'archi, chi, shadi, poti, Qui vedete che c'è l'uso del verbo, della forma presente composta del verbo hona. Quindi, ragazzo. E ragazza si sposano. Di solito. Questa parola di solito è am, tor, par. Ok? Quindi possiamo aggiungere questa parola e dire am, tor, par, l'arche, or, l'archi, chi, shadi, poti, he. Questo composto del verbo hona può essere usato anche come succedere. Ok? Giusto per aggiungere. Ho anche usato in questo modo. Ok? Continuiamo un attimo che torno al slide precedente. Ok, Patti è il marito. E Patni è la moglie. Quindi, Merapati sarebbe mio marito, o Meripatni, mia moglie. Che okay, i bambini sono Baccia, bambino, Bacci, bambina, o Bacce, bambini. Ok, quando uno ha figli, diventa Pitaggi o padre. Ok? Qui il suffisso G è usato per dare onore. Pitta vuol dire padre in se stesso, ma noi come lo usiamo? Pitaggi. Invece Mataji è madre. Ok? Ci sono di nuovo come si riferisce alla mamma con onore e perciò è Mataji. Questi sono termini generali, ma come in Italia ci sono mille modi di riferire a mamma e papà. Per esempio, la parola più comunemente usata è ma. Per la mamma e Pitaggi di solito per il padre, ma possono anche essere baba o papà e altre cose. Ok, se un Pitaggi ha un figlio è beta. Ok?
È figlia e baby. Se il ragazzo, il figlio, si sposa, la nuora è Bahu. Ok? E la figlia si sposa, suo marito è Jamai. Ok? I figli del figlio, quindi nipoti, ci sono diversi nomi per i figli del figlio e i figli della figlia. Quindi il figlio del figlio si chiama Pota, quindi nipote dalla parte del figlio è Pota e nipote della parte nipote femminile della parte del figlio è Poti. Invece il nipote maschile della parte della figlia è Navasa e il nipote femminile della parte della figlia è Navasi. Ok? Ok. Fratello è Bhai, quindi qui scriviamo fratello. E Bhabhi è la moglie del figlio, ma riferito alla sorella, quindi Bhai e Bhabhi. Cognata. Behen è la sorella. Behen è Gigia, scusate, ho cancellato. Ok, è Gigia G, il cognato, il marito della sorella. Ok, penso che questo è abbastanza complesso. Quindi iniziamo con questo. E penso che abbiamo fatto tutta la scheda. Sì.